Buongiorno ragazzi, allora, nuovo giorno qui a Clusone. Peso registrato stamattina dopo tutta una preparazione, finalmente in pesa. 78,9, quindi ormai siamo dentro al peso, possiamo gestire e arrivare tranquilli alla gara. Il coach è molto contento della condizione. Devo dire che stare qui mi ha comunque condizionato in positivo, perché la condizione migliora, avere lui che mi guarda, mi fa il check, la sera mi dice cosa fare, mi aiuta tantissimo, e questo credo sia fondamentale per un atleta. Infatti sono fortunato che a Milano ce l'avrò con me dal giorno prima o da due giorni prima, quindi sono veramente veramente contento. Quindi dopo un leg day distruttivo, oggi c'è petto e spalle, inutile dirvi che sono ancora in scarica, sono veramente veramente cotto, però ormai i ragazzi si stringono i denti perché siamo quasi alla fine. Faremo un po' di posing e basta, quindi oggi vi riporterò allenamento di petto e spalle e posing, mentre domani andremo a fare l'ultimo workout, dove andremo a fare dorso e bicipiti, sarà sempre un workout veloce, e andremo a provare la routine, perché non l'ho ancora fatta, la settimana della gara ed è gravissimo, che devo andare a portare in gara. Ora te la faccio sempre più scavata ovviamente. Quindi ora vi lascio a questo allenamento e al posing, spero vi piaccia, e siamo ormai a 5-6 giorni dalla prima competizione, sono molto emozionato, sono molto carico, penso di aver dato comunque veramente il massimo che potessi dare, quindi ora vi lascio al video. Parti con le prime semi rilassate, dopodiché facciamo tutte le obbligatorie. Allora, prima pensa alle gambe, strizza bene le gambe, piegale un po' di più, esatto. Leggermente più alti i gomiti, appena appena. Ok, stop. Vai, quarto di giro destro. Gambe distese, come se dovessi fare un abductor, strizza forte il culo e gira. Più tirato il culo oggi di ieri, un botto poi anche. Molto più tirato anche il gluteo oggi. Ok, non nascondere il culo e non nasconderti neanche l'addome. La mano destra leggermente più avanti. Stop, mano sinistra più indietro. Ricordati che devi far vedere l'espansione toracica qua, cioè l'apertura proprio dal pettorale sinistro in questo caso, strizza quel culo. Ok, fermo lì, guarda sempre verso l'alto in avanti, bravo. Quarto di giro destra. Back, back. Gian. Sì. Ok, allora metti bene le mutande nel culo, strizza forte. Ok, stai fermo. Ok, quarto di giro a destra. La mano, guardami Gian, ma la mano dietro, mettimela così. Strizza quel culo, strizza, strizza, strizza. Solleva un po' la mano sinistra e porta più avanti la spalla sinistra. Ok, fermo qui. Vai, quarto di giro a destra, front double biceps. Peso sulla gamba destra, contraila, sinistra appoggiata esatto così. Chiudi. Prova a farmi una leggera anteversione del bacino, leggero, indietro. Anteversione, quindi mi butti indietro il culo e strizza meglio le gambe, dovrebbero vedersi meglio i quadricipiti, esatto. Peso sulla gamba destra però, ok. Come ti senti, comodo, scomodo? Ok, vai. Dopo vediamo bene, fai front lats per adesso. Prima vediamole tutte, poi le sistemiamo. Piega un pochino in più le gambe, strizzale forte, ecco, esatto. Buono. Side chest. Pensa bene a strizzare prima il culo, appoggia il femorale, carica bene, strizza forte. Ok. Dai un po' di vita anche al quadricipite. Esatto. Stop, fermo lì.
Leggermente più girato. Esatto, fermo qua. Bravissimo, non perdere mai il culo. Sai, triceps. Bravo, non perdere il culo, non perdere il culo, non perdere il culo. Esatto, e girati. Via, schiaccia. Disteso completamente. Bravo. Ok, meglio così. Back double by. Bravo, strizza forte. Ok. Apri bene. Fai leggermente per... Esatto, fermo lì. Stop. Ok, back lat spread. Bravo, pensa prima ai glutei, contrai bene anche i femorali. Ok, piegati leggermente indietro. Stop, fermo qua. Ok, addominali gambe. Quindi pensa prima, distendi bene la gamba, strizzala forte, vai sul tallone piuttosto. Ok, fuori tutto, quadricipite, vai, perfetto. Ok, adesso quando ti vai sul lato, esatto, ti metti leggermente di fianco, ok? La gamba guarda sempre i giudici, esatto, così, stop. Stop, perfetto. Ok, dai, riprovamelo. Ancora qua. Prima senza antiversione al bacino e poi mi fai antiversione al bacino. Sulle gambe? Solo le gambe per adesso, sì. Questo è normale. Ok, fammela... Perfetto, da qua. Vedi, qui si nota molto di più il dettaglio qui. Apri bene, esatto. Sempre antiversione al bacino, perfetto. 6 chest. Ok, bravo. Strizza forte. Quando vai sulla gamba sinistra, vai leggermente anche col peso sulla gamba sinistra, così almeno vai a si attivare più facilmente il gluteo, ma anche il quadricipite si riga meglio qua sul laterale. E invece il femorale è solo appoggiato e rimane rilassato. Esatto, perfetto. La spalla qua bene avanti, così almeno crei profondità. Ottimo. Bello. Bellissimo. Back double biceps. Punta, strizza, retroverti. Strizza. Bravo. Bello, stop. Proviamo ancora le addominali di gambe. Allora, prima vai, metti le mani Allora, indietro, metti le mani indietro, esatto. La gamba sul tallone che riesce a strizzare molto meglio, quando la butti fuori tutto, bello dritto, ok, esatto. La gamba puoi farla anche, esatto, leggermente ruotare, da qui non troppo, qua non serve niente, da qui a qui per far vedere i giudici, dopodiché invece quando mi fai questa la gamba rimane ferma verso i giudici, ok? Esatto. E distendi, strizza. Perfetto, stop. Ok, quindi da qua posiziona le gambe, leggermente flesse, anteversione al bacino, contrai bene le gambe, da qua ti apri. Non troppo alti, ma neanche troppo bassi, ah, mantieni l'hai rilassato così. frontale, non l'ha Esatto. puntato. No, scusami, mi è rilassato Madonna. frontale. Ok, piedi su entrambe le gambe, simmetrico. Ok, chiudi un pochino le braccia, fagli fare più. Proviamo anche solo leggermente ad alzarle. No. Ok. Ma non stai qui. Piega leggermente più le braccia. Ok, Lo farò, piego. più questo qua. Non così, ma così, leggermente più chiuse. Solo per vedere, eh? Solo per provare. Subi nel petto. Prova a farmi girate per così. No, no, ok. Ciao ragazzi! Dai, perfetto. Buono, buono, buono. Se la teniamo leggermente più alta, quindi qua, appena appena. E prova a tenermi proprio, guarda le braccia che non sono così, prova a tenermela più chiusa. Ancora un po' più chiusa. Solo per curiosità, adesso. Chiudilo un po'. Una via di mezzo. Stop. Sì, piuttosto meglio che troppo giù, va bene. Buono. Cominciamo proprio facendo appunto una preattivazione, quindi non dobbiamo andare a... Grazie.
a spremerti o altro. L'importante appunto è riattivare, attivare un po' il muscolo. Allora mi fai 15 ripetizioni, proprio con i 10 kg, tranquillo. L'importante è andare a concentrare al massimo quello che è, no, il picco di contrazione. Allora, piano, distendi le braccia, extra ruota leggermente l'omero, avvicina i mini, ok? Ok, e strizza bene, perfetto. Ok, allunga bene, sali, distendi il braccio, avvicina come se dovessi schiacciare il bicipite sul petto e strizza forte, esatto. Metti tantissima enfasi in picco di contrazione, esatto. Però attiviamo, non dobbiamo neanche arrivare a cedimento adesso. Allunga un pochino di più, e spazio per scendere. Allunga e sali, perfetto. Ok. L'ultima. Ok, stop. Ok. Avvicina bene il bicipite al petto, strizza forte. È arrivato, avvicina più le mani, strizza, strizza, ancora, vai, ancora, ancora, dai, concentrati bene sul picco di contrazione, strizza, ancora una, vai, sali, sali, stop, perfetto. Ok, quindi una serie in pump, proprio beh, buttare dentro sangue, non mi interessa l'isometria in picco di contrazione, basta comunque butti dentro sangue. Ovviamente sempre controllato, non fatto alla cazzo, ok? Sempre leggera extra rotazione, avvicini bene l'omero, ok? E il bicipite deve picchiare contro il pettorale e strizzi, esatto. Bravissimo, questa velocità, perfetto. 2, 3, perfetto. Ancora, dentro, dentro, dentro. Ancora. E stop, basta, ok. 5 colpi, che è un avvicinamento ancora, ok? Vai, 5 colpi, stop, strizza, 1, allunga bene, bravo, schiena giù, non creare troppo di per lordosi, 3, un pochino più esplosivo la salita, vai, vai, 4 e controlla la discesa, 5, stop, come lo senti? Ok, sì, senza fare puttana e vai, quelle che vengono, importante mi fai, fase concentrica esplosiva, no, 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 qua a sinistra, avanti. Fase concentrica esplosiva, strizza bene il picco di contrazione e allunghi. Devi mettere enfasi agli estremi di rom, ok? Quindi massimo allungamento e massimo accorciamento, ti fermi solo quel mezzo secondo, quindi non è una tensione continua, ok? Porta su, vai, perfetto. Quindi mezzo secondo fermo qui, sali e strizza quando sali, perfetto. Allunga, fermo in buca e sali, perfetto. Piano e sali, ottimo, ancora, vai, fermati quel mezzo secondo, Gian. Fermo, vai, perfetto, ancora, fermo, vai, ancora, vai,
su, 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 ancora, dai, tu, scendi, perfetto, vai, su, su, su che è tua, vai Gian, spingi, 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 ok, negativa lenta, piano, 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 stop. Cazzo è il cazzo. Non metti più, esatto, non metti più enfasi negli estremi di ROM, ma fai tensione continua con 24, ok? 24 no, sono qua, sono qua. Via, pam, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù quel culo. Ancora, finché non si muove più. Vai, vai. Sempre tensione continua. Se vedi che non sali, scendi e riparti subito. Ancora, ancora, finché non si muove più. Dai, 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 dai. Stop, perfetto. Bravissimo. Ok. Saliamo. Esatto. Fammi 10 colpi, è leggero, Fammi anche una leggera anteposizione della spalla, perché tanto comunque qua la resistenza viene dall'esterno, quindi non crei forza di taglio sulla spalla, la spingi, anteponi leggermente la spalla e strizza. Guardami questo. Ok, perfetto. Non devi spingere in avanti la spalla, ma è come se dovesse quasi fare circumnavigare, ok, la spalla. Dietro, dietro. Dovesse circumnavigare il petto, vai. Ok, stritta, avanti. Ok, e crea, bravissimo. Più contrazione possibile. Allunga bene e stritta. Perfetto. 10 colpi così. Ottimo. Piano. Ok. Vai. Ora andiamo a sedere. 10 colpi già. Ok. Senza creare troppi stress, non cazzo, facciamo ancora un set pesante e un back off. Ok. Allunga bene e leggera anteposizione alla spalla e strizza forte il petto. Strizza, ok, perfetto. Ottimo. Inspira, bello esplosivo. Vai. 2. 3. Ottimo. 4. 5, 6, vai, strizza bene, 13, tieni giù basse le spalle, vai, 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 ancora, completa il ROM, fino in fine, fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo, ok, ancora, dai, allunga, via, esplosivo, dai, 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 ancora, spingi, 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 dai concludila, dai che la chiudi, dai che la chiudi, dai, stop, perfetto, ottimo, fammi un'isometria, strizza forte, una super slow, 5 secondi in fase concentrica, 5 secondi in fase eccentrica e 5 secondi anche in picco di contrazione, dopodiché mi fai 3 ripetizioni invece a velocità normale, esatto, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Esatto. Strizza forte 5 secondi qua. Richiamamento più sangue possibile. 3, 2, 1, 5 secondi la fase centrale. Ok, velocità normale. Perfetto. Vai. 2, 3 e riparti. Piano. Piano. Okay. Strizza forte, 5 secondi. Strizza, strizza, strizza. Ok. Yeah, non sono 5 secondi, a Mattiera sono così corti. Fai piano. Via. 1. Indietro bene, allunga. 2. 3. Super slow. Lento. Piano. Piano. Vai. Dai che è tuo. Spingi. Tuo. Tuo. Ancora.
Strizza 5 secondi qua, tienilo. Tienilo. 3, 4, 5 secondi. Adesso mi fai del pump nelle parziali nel primo tratto di rom, ok? Via, vai. 1, 2, ancora. 3, 4, 5, 6. Parziali nella parte finale, via. 1, 2, 3, 4 e negativo. Perfetto. Ottimo. Ok, e strizza forte. Perfetto, dagli vita. Allunga bene qua, poni tanto enfasi sul, bravissimo, sullo stretch e strizza. Perfetto. Allunga bene, senti i fasci allungarsi e sali. Ottimo. Perfetto, ottimo. Ok. Giù bene. Allunga, sali e stretch. Perfetto. Dai ancora. Quanti sei? Stop. Fino a 30. Adesso aspettiamo 10 secondi poi si riparte. Ok. Sempre arrivando giù bene in lungo. 2. Non spostare troppo la spalla. Ok. 9. Fermati, partendo 25, sempre in pump. 1, extra ruota leggermente l'ombra. 2, extra ruota, avvicina il minimo. Ok, vai ancora. Dai, dai, gli ultimi due. Sali, l'ultimo. Tuo, Perfetto, buono. Ottimo. Fase negativa. La fase negativa ti stava sulle palle. La fase negativa ti stava sulle palle, che non l'hai fatta alla fine. La schiena, mi raccomando. Esatto, così. Solo 10 colpi, Gian, eh? Ok. Andiamo. Tu vai. Sempre. Concentrica esplosiva e centrica controllata, nessun fermo agli estremi di rom. 1, non inclinare, vai, su, 2, esplosivo, esplosivo, 3, buono, vai, 4, vai, 5, 6, ancora, 7, cerca di concluderla questa, cerca di concluderla, su, su, ok, vai, sali, 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 non dare gli scatti, accompagna fino in cima, Gian. Dai, andiamo, sali, 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 ancora la chiudiamo insieme, eh? Tienimi la negativa quando scendi dopo, fermo con quella schiena, tieni la negativa, tienila, tienila, tienila. Momento di suspense. Bravo. Ti senti cotto cotto. Facciamo poco adesso, facciamo ancora un back off, ma non ti faccio fare neanche un drop set, facciamo direttamente il peso più leggero e basta. Ok, cerchi di tenere il più basso possibile il trapezio, cioè le spalle, e spingere su. Esatto.
Se questo è grasso, porco due. Se questo è grasso. Che animale, Cristo santo. C'è una luce un po' di più. Vai dietro, vai dietro, vai dietro, vai dietro là. Già, ti inclina verso di me. Verso qua, qua, qua. Così. È un po' grasso comunque. Sì, è un grasso proprio. Un po' chiaro. Allora. Chest. Bello. Gambe migliorate tanto ancora. È più stondata l'ultima volta. Bene, back.